fantasma del bagno. Qualcosa non va, cara? Purtroppo sì, caro, abbiamo un grosso problema. Eh? Credo che il nostro bagno si sia rotto, lo sciacquone non funziona più. Cosa? Veramente? Già, ho paura che saremo costretti a chiamare subito l'idraulico perché venga a ripararlo. Chissà se riuscirà a farci il lavoro rapidamente. Non lo so, lo spero tanto. Chissà poi se potrà venire oggi o domani. Cosa? Domani? Ora che so che il bagno è rotto ho ancora più bisogno. Oh no, cosa succede, caro? Stai bene? Aiuto, Doraemon! Succede, papà? Ti prego, un'urgenza, mi serve subito un water. Un water? Che cosa c'entro io? Vai in bagno. Non passa, è rotto e a me serve subito. Oh no, va bene, un attimo, vediamo un po' cosa posso darti. Water, water, accipicchia, non trovo niente. Che sciocco, io non ne ho. Nocodemo, porta. Ora dimmi, che bagno vuoi usare? Uno qualsiasi, non importa, fa presto. Bravo, Shizuka, complimenti, bella presa. Prendila! Oh, oh no, scusa, mi ti ho fatto male! Che figura, il solito imbranato! Coraggio, Nobita, non è niente! Signor maestro! Dimmi, Suneo, che cosa c'è? Certo, vai se hai bisogno di andarci, ma sbrigati! Sì, grazie! 2, 2, 4, 2, 3. Ho fatto appena in tempo! Chi è che ha tossito? Ci deve essere qualcun altro. Strano, sono tutti in classe. Sì, occupato. Ah, meno male, ora sto meglio. Ti ringrazio per l'aiuto, Doraemon. Figuriamoci, per così poco. Scusa, posso chiederti in quale bagno mi hai mandato? Beh, a dire il vero. È una che quando bussi alla porta del bagno ti risponde, ma poi quando guardi dentro non c'è più. Sì. Ma questa Mary non dovrebbe frequentare il bagno delle ragazze. Già, è vero. Non dirmi che hai usato il bagno delle ragazze. No, ho usato quello dei maschi. Bloody Mary era nei bagni dei ragazzi. Inoltre aveva una grossa voce maschile da uomo maturo. Strano, io non ho mai sentito parlare di Bloody Mary maschi. Magari questo si chiama Bloody Bob. Che strano. Ma è la verità, dovete credermi. Avanti, Gian, vieni con me. Ehi, piano. Aspettate, voglio venire anch'io. È questo il bagno? Sì. Non crederai che lì ci sia davvero una Bloody Mary. Certo che non ci credo, guardate. Mamma, che spavento! Là dentro non c'è nessuno! Probabilmente stavi sognando in piedi! La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole e reca in mano un mazzolin di rose e viole, onde siccome suole ornarsi ella s'appresta. Ho bisogno di andare di nuovo ai servizi! Forse perché continuo a pensarci! Oh, anche per oggi la lezione è finita! Niente, mamma, è stato un piacere. Uffa, mi sto dicendo la verità. Questa volta ho sentito chiaramente una voce femminile. Mi ha fatto letteralmente venire la pelle d'oca. Sì, d'accordo, solo che poi quando abbiamo guardato insieme non c'era nessuno. Ti riempio di pugni se metti in dubbio quello che dico. E tu non dire sciocchezze. No, io non dico sciocchezze, l'ho sentita. I fantasmi non esistono.
e quindi neanche le Bloody Mary. Oh, insomma, questa storia non è più divertente. Magari te lo sei solo immaginato. Come al solito, Nobita, è colpa tua. Non ce la faccio più. Perché Suneo mi ha dato una sberla? Finisco sempre per prenderle anche quando non c'entro. Sono a casa. Ciao. Ciao, Nobita, bentornato. Cosa è successo al nostro bagno? Si è rotto, è da stamattina che è fuori uso, non puoi immaginare che disastro. Comunque, grazie a Doraemon abbiamo trovato un'alternativa. Ah sì, che alternativa? Semplice, ho messo a disposizione la dopo diamo porta per andare nella tua scuola a usare i servizi. I servizi della scuola? Ah, ora ho capito, adesso si spiega tutto. Si spiega tutto cosa? Oh, povero Suneo, mi dispiace tanto che nessuno gli creda. Pensa che Suneo ha preso prima papà poi mamma per dei fantasmi, ma ti pare possibile? È un vero spasso. Dobbiamo andare da lui a spiegargli tutto quanto. Mi dispiace che lo trattino come uno sciocco per colpa mia. E chi se ne importa, affari suoi? Ma non possiamo fare finta di niente e lasciar perdere. Non serve preoccuparsi, in fondo non si tratta di un nostro problema. Oh? E va bene. È meglio che vada da Suneo. Mi presti la Docodemo Porta? Oh, vuoi che la prenda? Sì. Ah, d'accordo, se proprio vuoi. Benissimo, allora io vado. Ciao. Oh. Oh? È chiuso, ma la mamma è andata a fare la spesa. No, non può essere. Sì, il bagno è occupato. Aiuto, aiuto, aiuto. Ben gli sta. Che strano, c'è qualcuno in bagno? Sì, è occupato. Ah, cosa? Ho parlato di Bloody Mary e mi ha condizionato. Le Bloody Mary non esistono. Vediamo. Non sapevo che stavi combinando qualcosa. Oh, ciao Doraemon, sei tu, scusa, ma volevo solo farmi quattro risate. Andiamo, ora vieni con me a scusarti con Gian e Suneo. Scordatelo. Oh, torna subito qui, Nobita! Adesso sono proprio arrabbiato! Non si può ancora usare il bagno! Purtroppo l'idraulico non aveva tutti i pezzi di ricambio, quindi potrà ripararlo soltanto domani. Oh no! Perché non chiedi a Doraemon di farti usare la sua porta? Oh, aspetta! Ti prego, fammi usare la porta, ho bisogno del bagno! No, neanche per sogno, Nobita, i tuoi problemi non mi riguardano! Permesso! Ehi! Doraemon, aiutami, tirami fuori da qui, aiuta! Quel ragazzo deve imparare la lezione.